a come viene presentato appunto lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento. La parola ebraica, vi ricordate la volta scorsa, abbiamo visto per spirito e ruach è la parola appunto ebraica, e abbiamo visto che ha tanti significati. Quando andiamo nel Nuovo Testamento troviamo un'altra parola, la parola pneuma, e anche questa è una parola piena di significati. Lo troviamo ad esempio in Giovanni 3,8, quando Gesù dice a Nicodemo: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque nato dallo Spirito. Cosa interessante, nell'originale greco, appunto, sia dove dice il vento soffia che dove dice appunto dallo Spirito, è la stessa parola, perché pneuma significa sia vento, un soffio impetuoso, oppure anche spirito. Quindi c'è una parola sola in greco, però è una parola appunto piena di significati. Vediamo appunto la parola pneuma significa il soffio di Dio, significa principalmente vento, deriva appunto da un verbo greco pneo che significa soffiare, quindi la sua radice è appunto quella di un soffio. Nel Nuovo Testamento pneuma ha diversi significati, no? E nel nostro libro appunto, no? Vedete, sono elencati i vari significati e il versetto dove si trova, quindi potete magari a casa, se volete farvi, no? Questo studio, di andare a vedere appunto quanti significati questa parola ha, dipendendo ovviamente dal contesto. Noi appunto adesso lo saltiamo, no? Perché appunto potremmo scorrere attraverso tutti questi nomi, ma vediamo che quando il Nuovo Testamento ci parla dello Spirito dobbiamo ricordarci dell'incredibile ricchezza della parola pneuma. E il nostro retroterra culturale, le nostre esperienze personali possono aver formato una visione limitata o distorta dello Spirito. Quando noi parliamo appunto di spirito, ovviamente abbiamo l'idea che viene dal nostro background, dal nostro retroterra culturale. Tante persone, quando gli dici qui spirito, pensa subito a qualche fantasma nel cimitero, no? Qualche spirito in qualche casa abbandonata, no? Questo è lo spirito dei morti, no? Più nella mente di tante persone. Oppure tante altre cose si possono avere in mente riguardo allo spirito. Ma quando parliamo appunto della Bibbia, la parola spirito, la parola pneuma, ha veramente molti significati. Perché? Perché veramente Dio, attraverso la sua parola, sta cercando di allargare un po' la nostra mente. Sempre la parola, quello che cerca di fare è di allargare un po' la nostra mente, la nostra visione di Dio, nella sua grandezza, perché tanto non riusciremo mai a comprendere pienamente tutta la grandezza di Dio, perché al di là della nostra comprensione, così anche la grandezza, la magnificenza, la potenza dello Spirito Santo è al di là della nostra stessa comprensione. Però la parola di Dio cerca appunto di darci l'immagine migliore e soprattutto quella che ci necessita a noi, e vedendo appunto anche le varie funzioni che lo Spirito ha. Molti sono anche i nomi e i titoli che il Nuovo Testamento dà allo Spirito Santo, no? Ad esempio c'è una lista qua: Spirito, Spirito Eterno, lo Spirito, Spirito Santo, lo Spirito Santo, lo Spirito, il Santo, lo Spirito della Promessa, Spirito di Dio vivente, lo Spirito di Dio, lo Spirito del nostro Dio, lo Spirito di Dio, il Santo, no? È tutto un elenco di nomi, no? Che la Bibbia appunto riferisce allo Spirito Santo. E anche quando leggiamo questi versetti riguardanti lo Spirito dobbiamo tenere sempre a mente la varietà, no? Di espressioni usate per descriverlo. E dobbiamo anche imparare ad usarlo. Questo studio è buono, anche importante, anche perché ci aiuterà
usare questo, questo tipo di nomi, usare appunto anche appellativi dello spirito, le funzioni diverse, a seconda di cui anche noi non vogliamo parlare riguardo allo Spirito Santo. Leggendo questi nomi e titoli avrete forse notato che in alcuni casi davanti a spirito manca l'articolo determinativo lo, cioè certe volte la Bibbia dice lo spirito, certe volte solamente spirito, cioè appunto lo Spirito Santo o Spirito Santo. E questo è un problema delle nostre traduzioni, che non sono appunto sempre fedeli all'originale. Nella maggior parte dei casi l'assenza dell'articolo risulta al fatto che pneuma è un nome proprio. Allora, ad esempio, noi non mettiamo l'articolo davanti al nome proprio. Non diciamo il Pietro, il Gesù, no? O il Dio. No? Ma diciamo appunto Pietro, Gesù, Dio, e così diciamo Spirito, quando usiamo Spirito come nome proprio, indicando lo Spirito come una persona, la terza persona della Trinità. Altre volte invece vediamo che c'è l'articolo, no? Perché allora viene indicato di più appunto la sua funzione, perché ad esempio diciamo il tavolo, il soffio, il vento, e quindi diciamo lo Spirito. No, questa è un po' la differenza che non c'è in originale, ma invece appunto troviamo in italiano questo articolo. La dimostrazione la troviamo in Giovanni capitolo 7 al versetto 39, dove Gesù dice, egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato. Vediamo appunto che dice dello Spirito e poi dice lo Spirito Santo, no? Proprio il termine come nome. In genere questo, quando il Nuovo Testamento usa pneuma per descrivere lo Spirito di Dio, non è presente solo se lo Spirito viene distinto dalle altre due persone divine. Appunto viene identificato proprio come terza persona della Trinità. Giovanni 14, 26, ma quando il Padre manderà al mio posto il Consolatore, dicendo Consolatore intendo lo Spirito Santo, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. In alcuni brani l'articolo determinativo lo compare sia davanti a pneuma sia davanti a agios. Agios sarebbe la parola greca per santo. Dice di voi lo Spirito il Santo. Si tratta di uno stratagemma che gli autori utilizzano per attirare l'attenzione sulla santità dello Spirito, per mostrare come lo Spirito appunto sia santo, appartato proprio per Dio, è come uguale a Dio, che Dio, abbiamo visto, è santo, no? Perché è appunto unico nel suo essere. Andiamo a vedere la natura personale dello Spirito, perché questa è una buona cosa da conoscere e comprendere bene. La natura personale dello Spirito, cioè che lo Spirito Santo è una persona, non è un'energia, una cosa, non è la forza di Dio o Dio in azione, come appunto, no? Certe religioni pseudo-cristiane lo indicano. In Giovanni 14, 26, ma quando il Padre manderà al mio posto il Consolatore, dicendo Consolatore intendo lo Spirito Santo, e vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ha detto. Giovanni 15, 26, ma quando sarò col Padre vi manderò il Consolatore, lo Spirito Santo, Spirito di verità che proviene dal Padre stesso. Egli verrà da voi e testimonierà sul mio conto. Giovanni 16, 8, quando sarà qui egli convincerà il mondo riguardo al peccato, al giudizio di Dio e al giudizio, alla giustizia di Dio e al giudizio. Quando verrà lo Spirito Santo, Spirito di verità, vi guiderà nella verità, senza compromessi, perché non sosterrà le proprie idee, ma vi dirà tutto ciò che ha udito. Non solo, ma vi rivelerà anche le cose future. Egli mi glorificherà e mi renderà onore, facendomi
conoscere la mia gloria. Vediamo che il pronome che viene usato in questi versetti è Ekenos, cioè egli, no? Al maschile, cioè Gesù dice appunto egli, lo spirito. Avrebbe potuto usare il neutro, no? Il sostantivo greco neutro, dove si sarebbe visto che allora era appunto non una persona ma un'energia o una cosa. Noi non ce l'abbiamo in italiano, ma ad esempio in inglese c'è he, she e it, no? Anche i tedeschi hanno, no? Questa differenza. E anche in greco c'è questa differenza, cioè c'è un pronome maschile, uno femminile e uno per gli oggetti. Esempio appunto per la sedia è it, no? Non è, non dici he o she alla sedia, ma è it. Nella, al Nuovo Testamento, quando si parla appunto dello Spirito Santo, viene usato il pronome maschile, quindi viene indicato come una persona. Se io parlo della corrente elettrica, non posso, no, dire egli, la corrente elettrica, no? Ci porta la luce, no? Egli come egli, la corrente elettrica, no, non è, no, una persona. E quindi, no, lo Spirito vediamo che viene indicato chiaramente come una persona da Gesù. Anche in Giovanni 14, 17 dice parlo dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, no? Sta appunto dicendo che esso è una persona. Gesù presenta per la prima volta lo Spirito e nel farlo utilizza pronomi neutri, rispettando così la convenzione grammaticale del greco. Gesù non sta cercando di dirci che lo Spirito Santo è una cosa, sta soltanto rispettando le regole grammaticali greche. Ci pongono l'uso di un pronome neutro davanti a un nome neutro. Il Nuovo Testamento analizza nel dettaglio la personalità dello Spirito, quindi completa così il quadro che aveva delineato prima nell'Antico Testamento. Vediamo ad esempio in versetti come Marco 12, 36, in Atti 2 Samuele 23, 2, che Davide parla per opera dello Spirito Santo. In Luca 4, 18, 21, Gesù, ripieno della potenza dello Spirito Santo, dichiara che la sua predicazione porta a compimento la testimonianza di Isaia, che aveva profetizzato la sua unzione per lo Spirito. Quando Gesù entra nella sinagoga, no, e lì dice appunto apre il libro di Isaia, no, e dice di essere unto, no, sono stato unto dallo Spirito Santo per, no, e dice quello appunto citando Isaia che è stato chiamato a fare. In Giovanni 3, 5, 10 Gesù riprende Nicodemo perché non comprende che il suo insegnamento sulla nuova nascita d'acqua e di spirito si rifà a Ezechiele. Questi sono tutti versetti che dove troviamo nel Nuovo Testamento che viene usato il simbolo dello Spirito Santo, l'opera dello Spirito Santo nell'Antico Testamento viene riportata nel Nuovo Testamento per mostrarci che praticamente il Nuovo Testamento dà la rivelazione dello Spirito Santo che era già all'opera nell'Antico Testamento. Mm-hmm. Ecco perché appunto noi abbiamo visto che Marco e Atti, no, parlano di 2 Samuele 23:2, no, dove appunto Davide parla per opera dello Spirito Santo, viene riportato nel Nuovo Testamento. Gesù, abbiamo visto adesso, usa Isaia 61, dove viene detto appunto, no, lo Spirito Santo unge per rendere capace il Messia di fare quello che deve fare. Giovanni 3, quando Gesù parla con Nicodemo, usa appunto Ezechiele, praticamente come suo testo per predicare a Nicodemo, usa il profeta Ezechiele. Nella lettera degli Atti, in Ebrei, nella lettera degli Ebrei, un insegnante dell'Antico Testamento trova nuove applicazioni nel Nuovo e viene attribuito allo Spirito. In Atti 2, 16, 18 Pietro identifica la discesa dello Spirito nel giorno della Pentecoste con quella del profeta Gioele, quando Gioele dice che negli ultimi tempi
Dio appunto spanderà il suo spirito su tutte le persone e queste appunto profetizzeranno, avranno sogni. E Pietro dice: ecco, quello che voi oggi vedete è l'applicazione di quella profezia di Gioele. Quindi vediamo appunto che nel Nuovo Testamento si attinge dal Vecchio Testamento per dire: ecco, adesso praticamente succede quello che nell'Antico Testamento era stato preannunciato riguardo allo Spirito Santo. Perché il punto è questo, che nell'Antico Testamento lo Spirito Santo poteva scendere sulle persone, scendeva sul profeta per farlo profetizzare, scendeva sul sacerdote per fargli portare a compimento il suo servizio, però era sempre a livello un'unzione, diciamo, esteriore. Un'unzione esterna per capacitare la persona a fare quello che Dio doveva fare. Lo Spirito Santo non poteva entrare in comunione con lo spirito umano ancora. Perché? Perché Gesù non era ancora morto. E quindi lo spirito umano era ancora lo spirito peccatore, non poteva nascere di nuovo, era ancora la nascita. Con la morte di Gesù, col compimento della morte di Gesù e della sua risurrezione, lui ci ha dato la possibilità di nascere di nuovo. E quando siamo nati di nuovo, lo Spirito Santo non solo ci riveste per renderci capaci di fare le cose che rendeva capaci nell'Antico Testamento, ma entra anche dentro di noi. Entra in noi, entra in comunione col nostro spirito umano, con lo Spirito Santo, e compie un'opera dall'interno, o dall'interno verso l'esterno. Questa è una cosa del Nuovo Testamento, perché dicono che finalmente tutte le profezie dell'Antico Testamento si possono compiere oggi nella Chiesa, perché lo Spirito Santo oggi ha un nuovo Tempio, non più quello di Gerusalemme, ma noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è dentro di noi. Questo può accadere solo attraverso la nuova nascita, non dipende dalle capacità, dalla bontà, da quanto uno sia pio o da quanto uno appunto sia religioso. Non, anche questo non ha niente a che fare con le nostre abilità, è Dio che lo fa in noi. Poi per la nuova nascita è Dio attraverso la morte di Cristo Gesù che ci fa nascere di nuovo, così siamo riempiti di Spirito Santo e lo Spirito Santo viene a dimorare in noi proprio perché Gesù ha compiuto tutto quello che era necessario. Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo viene presentato come la terza persona della Trinità. Non ci sono dubbi sul fatto che è una persona e un essere divino. Se lo Spirito Santo fosse stato un modo per descrivere la potenza di Dio, il Nuovo Testamento non avrebbe utilizzato il pronome personale egli, non avrebbe mostrato in che modo opera la sua persona. Li vediamo nel Nuovo Testamento, viene avuto chiaramente indicato come una persona. Ad esempio, vediamo che lo Spirito Santo ascolta, lo Spirito Santo parla, Spirito Santo aiuta, testimonia, convince, giudica, comanda, afferma, dichiara, accompagna, guida, si rattrista, insegna, proibisce, si oppone, desidera e parla. Queste sono cose che può fare solo una persona, giusto? Non esiste un altro essere al di fuori della persona che possa fare questo. Ovviamente lo Spirito Santo non è una persona umana. Allora, quando parliamo di Dio e lo indichiamo come persona, dobbiamo pensare un po' alla personalità di Dio, non alla persona limitata come siamo noi. Noi siamo persone, ma abbiamo certi limiti. Possiamo pensare che Dio sia persona come noi. No, parliamo appunto della personalità di Dio, del suo essere, di ciò che Lui è, solo che Lui lo è in maniera illimitata, in maniera ovviamente molto più grande della nostra, perché non si può neanche misurare in sua maniera come Lui è. L'annuncio, andiamo a vedere Giovanni, come Giovanni Battista appunto annuncia, fa questo annuncio dello Spirito Santo. È qualcosa appunto di completamente nuovo che Giovanni fa,
perché in Matteo 3, anche in Marco, tutti e quattro i Vangeli, in Matteo 3, in Marco 1, in Luca 3, in Giovanni 1, troviamo questo annuncio di Giovanni. Mentre battezzava in acqua coloro che andavano a lui per un pentimento, per un ravvedimento, Giovanni predicava il ravvedimento, diceva: bisogna ravvedersi, devono preparare la strada per il Messia che sta per arrivare. Quindi vuole trovare i cuori pronti, vuole trovare il popolo pronto. Questo è il messaggio di Giovanni, no? Allontanatevi dalle vostre vie malvagie, tornate al Signore, perché il popolo si era allontanato. E molti andavano, ascoltavano questo messaggio e per dimostrare il loro ravvedimento si facevano battezzare da Giovanni. E Giovanni diceva: sì, va bene, io vi battezzo in acqua, è importante, no? Una dimostrazione del vostro pentimento, che volete farvi lavare della vostra vecchia vita e volete cambiare. Ma arriverà lui e dice: egli, parlando del Messia, quindi di Gesù, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Diciamo, io vi do un battezzo esteriore, no? E il vostro pentimento, appunto, è un pentimento delle vostre azioni. Quando arriverà Gesù Cristo, il suo battesimo sarà il battesimo con lo Spirito Santo. Ed è interessante che Giovanni paragoni il suo battesimo in acqua con il battesimo di Gesù, che appunto sarà di Spirito Santo e di fuoco. Quindi significa che un po' quello che Giovanni faceva, Gesù, nel naturale, battezzando appunto in acqua, Gesù l'avrebbe fatto con lo Spirito. Significa che Gesù ci immerge nello Spirito, nella stessa maniera come Giovanni ci immergeva nell'acqua, immergeva le persone che andavano da lui in acqua. Ed anche, no, dobbiamo ricordarci che parlava appunto anche, dice anche, del battesimo con il fuoco. Lo Spirito Santo è anche il fuoco, il simbolo del fuoco dell'Antico Testamento era il simbolo della purificazione, quindi una purificazione ma non esteriore ma dei cuori, perché è questo che lo Spirito Santo fa. Quando lo Spirito Santo viene in noi, lui vuole purificare il nostro cuore, purificarci dentro, renderci veramente puri. Poi, perché il nostro cuore viene raffinato e purificato, allora le nostre azioni saranno pure. Ma noi dobbiamo sempre guardare, spesso appunto la religione ti dice: se tu cambi il tuo modo di agire, poi cambierà anche il tuo cuore. Ma non funziona così. Tante persone possono comportarsi molto bene ed essere molto malvagi nel loro cuore. Ma invece Dio purifica i nostri cuori, ci cambia dentro. Quando ci ha cambiato dentro, poi di conseguenza anche il nostro esteriore verrà cambiato, la nostra vita. Ovviamente coloro che ascoltavano Giovanni, che erano andati da lui per questo battesimo, quando Giovanni gli dice: voi sarete battezzati con lo Spirito Santo e con il fuoco, questi erano ebrei, conoscevano le scritture, e quindi avevano subito dei versetti dell'Antico Testamento a cui fare riferimento. Questi versetti sono, ad esempio, Isaia, capitolo 1, verso 25. Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò dalle tue scorie, come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Qui sta parlando del raffinatore, dell'orafo che raffina l'oro. No? Perché vede, quando andavi a comprare un po' d'oro, quello che te l'aveva venduto forse, no, ci aveva messo dentro un po' di piombo, ci aveva messo dentro, no, per farlo pesare di più, no? E allora era l'oro, non era puro, ma come anche oggi, no? Quando vai a comprare dell'oro, una catenina d'oro così, è appunto, cos'è, 750 mi sembra l'oro, no? Significa che 75% è oro, 25% è qualcos'altro. Non è oro, non compri mai l'oro puro, se non quello di un lotto. Allora Dio usa questo esempio per dire appunto: voi non siete puri, ma io vi raffinerò con il fuoco. Così quando tu mettevi questo oro impuro nel fuoco,
venivano in superficie, il piombo, le scorie venivano in superficie, così l'orafo poteva rimuoverle finché non rimaneva l'oro puro. E dice Dio così fa con noi, il fuoco dello Spirito purifica dalle impurità il nostro cuore. Isaia 4,3: avverrà che i sopravvissuti di Sione e i superstiti di Gerusalemme saranno chiamati santi. Chiunque, cioè, in Gerusalemme sarà scritto tra i vivi. Daniele 7,10 dice: un fiume di fuoco scaturiva e scendeva dalla sua presenza. 1.000 migliaia lo servivano, 10.000 migliaia gli stavano davanti. Ma si tenne il giudizio e i libri furono aperti. E dice appunto: questo giudizio di Dio è rappresentato come un lago, un fiume di fuoco, no, appunto per purificare. Poi c'è anche Zaccaria 13,9 che dice: metterò quel terzo del fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. O Malachia 3,2: chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è infatti come il fuoco del fonditore, come la potassa del lavatore di panni. Quindi, quando Giovanni Battista disse appunto, no, verrà lui, il Messia, e lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco, loro capirono, dobbiamo capire anche noi, che Gesù viene a darci appunto un battesimo di purificazione. Ecco perché anche per noi è importante il ravvedimento. La salvezza viene con il ravvedimento, cioè dobbiamo capire che siamo sporchi, dentro qualcosa non va, ci sono cose dentro di noi che non vanno. Allora ci presentiamo allo Spirito Santo, ci presentiamo a Dio per essere purificati. Ed è quella l'opera che lo Spirito Santo fa sempre in noi. Quindi essere battezzati di Spirito Santo significa anche essere purificati. Luca anche usa una frase particolare e parla di riempita dello Spirito di Dio, riempiti, di essere riempiti di Spirito Santo, sia nel suo Vangelo che in Atti parla appunto, no, di riempimento, soprattutto in Atti troviamo spesso questo, no, che gli apostoli, che la Chiesa veniva riempita di Spirito Santo. Anche questa è una frase presa dall'Antico Testamento, da Esodo 31, verso 3, dove la Bibbia dice che Bezalel era un orafo, venne riempito di Spirito Santo perché fosse capace di costruire appunto il tabernacolo, di formare, no, tutte le cose che servivano per il tabernacolo. Ed è la stessa frase che Luca usa soprattutto in Atti, esempio Atti 1,4, dove dice: tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito aveva ad esprimersi. E poi vediamo appunto vari altri esempi, Atti 4, Atti 6, Atti 7, Atti 9, Atti 11, Atti 13, no? Tanti versetti, no? Che parlano di, dei discepoli ripieni o riempiti di Spirito Santo. A cosa serviva questo riempimento di Spirito Santo? A cosa serve a noi il riempimento di Spirito Santo? Perché, no, soprattutto se siete stati abbastanza tempo come me nella Chiesa Pentecostale, no, avete visto dei movimenti di Spirito Santo, arriva l'evangelista, no, un uomo con una certa unzione a predicare e prega per le persone, queste cadono per terra, ci sono manifestazioni di risata, di pianto, di scossoni o altre cose, no? E si pensa che, ah, ecco, è stato riempito di Spirito Santo, no? Che bello, una bella esperienza con lo Spirito Santo. È quello che serve lo Spirito Santo? No. Quella è l'esperienza, sono d'accordo con quel tipo di esperienza, che quando lo Spirito Santo scende veramente qualcosa succede, ma non finisce lì. Essere riempiti di Spirito Santo lo si è per poter essere in grado di fare quello che Dio ci chiede di fare. Quando Gesù parlò ai suoi discepoli, dopo 3 anni di scuola biblica, li aveva portati con sé per 3 anni di scuola biblica a tempo pieno, gli disse: non vi muovete, non andate da nessuna parte, fino a che la potenza dall'alto non sarà scesa su di voi. Voleva dire, voi non potete fare quello che
Dio vuole che voi facciate se non avete la pienezza, la potenza dello Spirito Santo. Non lo potete fare se non ci provate nel fare. E così anche per noi. Dobbiamo renderci conto che noi non possiamo servire Dio in quello che Lui ci chiama a fare se non abbiamo la potenza dello Spirito Santo. Gesù stesso mise da parte il suo essere Dio e fu su questa terra 100% uomo, e tutto quello che Lui faceva lo ha fatto nella potenza dello Spirito Santo. Era lo Spirito Santo che usava Gesù per fare quello che ha fatto qua sulla terra. Perché? Perché Lui voleva essere appunto uomo, e solamente con la potenza dello Spirito Santo puoi far risorgere un morto dopo 4 giorni che è nella tomba. Solamente con la potenza dello Spirito Santo puoi rifare gli occhi a una persona che è nata cieca. Solamente nello Spirito Santo puoi fare queste cose straordinarie che vediamo in Gesù faceva, ma soprattutto solamente con lo Spirito Santo un corpo umano, quello appunto di Gesù, poteva resistere a quello che ha subito sulla croce, anche prima della croce, tutte le torture, tutto quello che ha subito, e anche la pressione spirituale, e prendersi su di sé tutte le colpe, i peccati di questo mondo, tutto questo che non riusciremo neanche mai a comprendere completamente di quello che è successo a Gesù, solamente perché Gesù era ripieno di Spirito Santo. Lo Spirito Santo in Lui gli ha dato la potenza, la capacità di poter fare tutto quello che ha fatto qua sulla terra. Così anche noi, se vogliamo fare il volere di Dio, dobbiamo cercare di essere riempiti, chiedere a Dio di essere riempiti di Spirito Santo. Non dobbiamo cercare di farlo con le nostre forze, ma con lo Spirito. Riempire, essere riempiti di Spirito Santo, non è come un vaso, non dobbiamo immaginare un vaso che viene riempito, ma una spugna che viene immersa. Infatti quando il Nuovo Testamento dice riempire o essere riempiti di Spirito Santo, usa la parola greca che è pleto. Questa parola greca, pleto, è la stessa parola, esempio, che usa Matteo quando parla del soldato che immesse una spugna nel vino per dare da bere a Gesù. Matteo 27, verso 48, e subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Anche in Giovanni 19 dice: c'era lì un vaso pieno d'aceto, posto lungo una spugna e imbevuta d'aceto, in cima a un ramo di sopo l'accostava alla sua bocca. Questo imbevuta è appunto la stessa parola, pleto, venne usata per battezzare o essere riempiti di Spirito Santo. Quindi noi veniamo imbevuti di Spirito Santo, siamo come spugne che ci immergiamo nella presenza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo incomincia a penetrare ogni parte del nostro essere. Però è un po' proprio come anche quando hai una spugna secca, molto secca, no? Che non è stata bagnata per tanto tempo, e tu ci butti l'acqua e non l'assorbirà subito, no? Piano piano comincia ad assorbirla, piano piano si ammorbidisce, deve ammorbidire piano piano e poi, no? Prende sempre più, no? Quando poi è morbida, abbastanza morbida, e se la inzuppi subito, non si riempie. No? Così siamo anche noi. Certe volte stiamo lontani da Dio così tanto tempo, ma ci dimentichiamo di pregare, ci dimentichiamo di avere comunione con Dio, ci dimentichiamo delle cose di Dio perché siamo così presi dal mondo che ci secchiamo, perché fuori dalla presenza dello Spirito Santo, come una spugna lasciata fuori all'asciutto d'estate sotto il sole, si secca. A volte ci possiamo anche noi seccare nello Spirito, no? Allora abbiamo bisogno magari di piccole gocce di Spirito Santo che piano piano ci riammorbidiscono, no, fin quando poi invece poi più sei santo di Spirito Santo più ne puoi assorbire. Questa è la cosa meravigliosa. Ecco perché a volte quando ci allontaniamo dallo Spirito Santo facciamo un po' fatica, no, a tornare a quei livelli dove sempre eravamo, no, che eravamo.
Signore ci riporta sempre lì, perché il Signore ci vuole vedere inzuppati di Spirito Santo, no? E più saremo inzuppati di Spirito Santo, riempirsi implica quindi la ricerca di Dio, la ricerca della sua presenza. Esatto, della restare nella sua presenza, perché appunto non devi stare o immergerti. Noi dobbiamo immaginare che ci immergiamo, cioè, quando preghiamo ci immergiamo nella sua presenza, no? Quando lo cerchiamo, quando stiamo nella comunione fraterna, no? Sono tutte inzuppate che noi prendiamo di Spirito Santo. Dovremmo essere così zuppi di Spirito Santo che quando poi usciamo fuori, no? Con lo Spirito Santo può colare intorno a noi, no? Possiamo proprio lasciare una scia. Ecco perché, vado a fare un esempio, la Bibbia, anche di un vaso, no? Di una misura pigiata, scossa e traboccante. Lo Spirito Santo da noi deve traboccare, deve essere sempre in esuberanza, così che possiamo arrivare anche a portarlo anche agli altri. Luca utilizza la stessa frase sia per descrivere l'esperienza dell'essere riempito sia il risultato di essere ripieno. Dice Luca 1,41: appena Elisabetta del saluto di Maria, il bambino del panzone di Elisabetta fu pieno di Spirito Santo. Luca 4,1: Gesù pieno di Spirito Santo ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni dove era tentato dal diavolo. In Atti 2,4: tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito lavorava ad esprimersi. Atti 4,8: allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro che aveva poco l'anziano, cominciò a predicare. Questo significa che saremo ripieni dello Spirito finché vivremo nello Spirito. Nel vivere nello Spirito. Significa vivere in comunione con lo Spirito Santo, come faceva Gesù. Essere continuamente consapevoli della sua presenza e continuamente cercare la relazione con Lui. Questo è quello che noi dobbiamo vivere. Il ministero di Gesù. I Vangeli mostrano che la vita di Gesù è stata vissuta nello Spirito Santo. Dal giorno in cui è nato, è stato concepito dallo Spirito Santo, no? Quindi proprio perché dal momento in cui si è formato, no? Nell'ovulo, no? Si è formato Gesù dal primo secondo, dal primo istante, lui era già ripieno dello Spirito Santo. Eppure, sebbene fosse divino, non confidò mai l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi, dice Filippesi capitolo 2, quando mise da parte, appunto svuotò se stesso, rinunciò alla sua maestà e si vestì invece di umiltà. Quindi scelse di non esercitare la sua onnipotenza e onniscienza e di accettare tutte le debolezze umane tranne che il peccato. Questa è la cosa straordinaria di Gesù, appunto, perché Gesù era Dio ed è sempre stato Dio, no? Però ha deciso di non essere Dio, no? Appunto di non sfruttare questo suo essere Dio, non poteva smettere di essere Dio, ma ha smesso di sfruttare l'essere Dio, perché? Perché voleva essere completamente umano, però ripieno di Spirito Santo. Per mostrarci a noi come si può vivere appunto come esseri umani ripieni di spirito. Un po' come quelli, viene in mente quelli che si scusano un po', no? Quando peccano, quando sbagliano, quando combinano qualcosa, dicono, ma sono umano, no? Vabbè, sono un essere umano, è normale, ma noi siamo umani, no? Ed è una scusa per peccare. No, non è una scusa per peccare, perché l'essere umano non è stato creato per peccare, l'essere umano è stato creato per vivere una vita santa, piena di Spirito Santo, di camminare con lo Spirito Santo. Il peccato dovrebbe essere qualcosa, noi viviamo il peccato, consideriamo il peccato come qualcosa di naturale nell'uomo, no? È una cosa naturale, no, non è naturale, è una cosa innaturale per l'uomo peccare, ma perché non siamo stati creati per peccare.
Siamo stati creati per avere comunione con Dio e vivere la vita perfetta, come Gesù ci ha dimostrato. È qualcosa, questo cosa innaturale in noi, il peccato, qualcosa di avverso, come la malattia, è come essere posseduto da un demone, tutte le cose malvagie, tutte le cose male, come la morte stessa, è innaturale, non ci appartiene. Non dobbiamo considerare qualcosa di naturale, ma qualcosa di nemico a noi, che viene per farci del male, quindi dobbiamo tenere lontano, mentre dobbiamo dare benvenuto allo Spirito Santo, che viene appunto per aiutarci. Gesù ha dimostrato appunto questo, non peccando mai, non avendo niente a che fare con i demoni, ha detto ora viene lo spirito di questo mondo, ma non ha nulla a che fare con me. Gesù sapeva di non avere assolutamente niente a che fare con nessun demone, con Satana in persona. Non aveva malattie, malattie non hanno mai toccato, Gesù non ha mai avuto neanche un raffreddore. Maestro, l'unica malattia che ha subito, l'unico male che ha subito è stato sulla croce, ha subito le nostre malattie, ma di suo non ha mai avuto. Perché ha vissuto la mia vita perfetta. Ma Gesù vediamo appunto che è ricevente l'unzione dello Spirito Santo, che gli diede gli strumenti per portare a compimento il suo mandato. Ma è stato lo Spirito Santo a renderlo abile in questo. E vediamo vari esempi. Andiamo a vedere adesso un po' questo nome che Gesù gli dà allo Spirito Santo, quando lo chiama il Paracletos. In Giovanni, dal capitolo 13 al capitolo 17, sono i capitoli dove vediamo i discorsi di Gesù durante l'ultima cena. Quindi 13, 14, 15, 16 e 17 sono di Giovanni, ma Giovanni riportano i discorsi che Gesù fece appunto in quell'ultima cena, in quella sala, prima di andare alla croce. Gesù sa che sta andando alla croce. Gesù sa cosa sarebbe accaduto da lì a poche ore. È l'ultimo momento con i suoi discepoli prima della croce e li vuole informare. Li vuole informare soprattutto di una cosa. Io non vi lascerò soli. Io sto per andarmi, voi mi vedrete morire. Anche se mi vedrete risolto, dopo un po' mi dovrò comunque andare in cielo perché devo intercedere per tutto il mondo. Il mio lavoro è lassù alla destra del Padre, quindi non mi avrete più con voi così come mi avete avuto in questi anni. Questo per gli apostoli era un grosso problema, perché loro avevano lasciato tutto. Pietro aveva lasciato le reti e le barche di suo padre, Matteo aveva lasciato il banchetto delle imposte. No, e ognuno di loro aveva lasciato il lavoro, avevano lasciato moglie e figli a casa, avevano lasciato amicizie, si erano messi contro l'establishment del tempo, erano quasi diventati dei fuorilegge. Adesso che Gesù li aveva portati in quella situazione, dice, beh, adesso sapete che faccio, io me ne vado. Come ci rimani? No? Un po' preoccupato. Allora Gesù usa quelle ultime ore che sta con loro per fargli capire che non li lascerà, me ne vado ma non vi lascio. E come è possibile? Perché verrà il Paracletos. Il Paracletos è una parola greca che in italiano viene tradotta consolatore. Giovanni 14, versetto 16, eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà voi il consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. E dice appunto un altro consolatore, uno uguale a lui. Dice, verrà uno uguale a me, cioè come persona, come personalità, non avrà il mio corpo che voi vedete qua, ma tutto il resto, l'amore con cui vi amerà, la cura con cui si prenderà cura di voi, la guida che vi darà, l'aiuto che vi darà quando avete necessità e tutto il resto che io ho fatto per voi, lui lo farà per voi, ma non solamente per voi, ma per tutti i credenti in tutto il mondo allo stesso tempo. Perché può essere Gesù insieme con noi qua oggi, insieme con i credenti cinesi, insieme con i credenti in America, insieme con i credenti in Africa, in qualunque parte del mondo.
mondo un credente si trovi, lì c'è il Paracletos, il Consolatore, lo Spirito Santo, che fa le stesse cose che farebbe Gesù se fosse lì con quella persona. Quindi quando noi immaginiamo lo Spirito Santo, dobbiamo immaginarsi Gesù. Gesù con noi nello stesso modo come è stato con i 12 discepoli durante quei 3 anni, per fare le stesse cose, per insegnare le stesse cose, per guidarci e per farlo. Ed è questo che Gesù rivela in quell'ultima cena, no? Parlando appunto di un altro Consolatore, un altro come me che verrà a fare le cose, che continuare a fare le cose che ho fatto io. Un regalo anche, pastore. Come? Un regalo. Certo, è gratis. Gesù non ha detto, allora adesso io vi iscrivo alla mia scuola biblica, sono 3.000 euro all'anno, non che mi dovete dare, perché non la scuola biblica cosa sto. Quando Gesù gli ha detto ai suoi discepoli, seguitemi, non gli ha chiesto niente, anzi lui ha provveduto per loro durante tutto quel tempo. E quindi vediamo che Gesù appunto dice che c'erano delle donne facoltose che non mantenevano, c'erano il rimedio delle offerte, c'era Giuda che teneva la cassa di Gesù. Una volta pensiamo Gesù camminava così, no? Ogni giorno moltiplicava i pani, ogni giorno andava da mangiare, no, andavano a fare la spesa, avevano bisogno di soldi, dovevano fermarsi a dormire da qualche parte, dovevano pagare la camera d'albergo. Viaggiavano, aveva le spese, ma come tutti gli altri. Dove trovava i soldi Gesù? Dove aveva i soldi Gesù? No. C'erano delle persone che lo mantenevano, dice che c'erano queste donne facoltose che lo seguivano e provvedevano con le loro finanze per le spese di questi discepoli e tutti quelli che seguivano Gesù. No. E Giuda aveva la cassa. Ogni tanto quanto pare rubava pure dalla cassa, quindi c'erano talmente tanti soldi in quella cassa di Gesù che non solo poteva mantenere tutti i discepoli che lo seguivano, a un certo punto aveva 70 discepoli che lo seguivano. Allora, a parte domani mattina con 70 persone fatte tutto il giro dell'Italia mantenendoli, no? Cioè non ci penso, portateli in giro per 3 anni mantenendo le loro spese. E quindi c'era, ce n'era anche di più, perché Giuda riusciva pure a mettersi in tasca qualcosa a lui. No? Questo ci dicono gli Evangeli. Quindi Gesù probabilmente raccoglieva delle offerte quando c'erano quando predicava le folle, o lasciava che la gente gli offrisse quello che voleva. Ma ai suoi discepoli non ha chiesto niente, da sicuro, o direttamente non ha mai chiesto niente appunto a nessuno. Che ci sono sempre state offerte spontanee, quelle date a Gesù, lui non aveva bisogno di chiedere niente a nessuno, persino quando deve pagare le tasse. Pietro è preoccupato, dice, noi quest'anno ci siamo dimenticati di pagare le tasse. Diciamo, ricordate cosa dice Gesù? Vai a pescare, vai a prendere la canna, vai a tirare su un pesce, il primo pesce che trovi, guarda nella sua bocca, ci troverai uno statere. La tassa di un uomo adulto ebreo era di 20 statere. Ogni anno un uomo ebreo superiore dei 21 anni doveva pagare al tempio mezza statere. E gli trovo uno statere, mezzo per lui, mezzo per Gesù. Quindi se voleva Gesù il buon di avere quello che serviva, non doveva chiedere niente a nessuno, però c'era anche chi lo aiutava. Ma no, se i discepoli avevano Gesù che provvedeva per loro, noi abbiamo il Paracletos, abbiamo lo Spirito Santo che è capace di provvedere per noi, non per fare quello che vogliamo noi, perché questo è il punto. Tanti vedono questo discorso di Dio che provvede per fare quello che voglio io. No, Dio dice, un pastore sentito dire una volta, ha detto, Dio paga i conti di quello che ha ordinato, non paga i conti di quello che non ordina, no? E quindi se Dio chiede di fare qualcosa, Dio anche provvederà per quello che ti ha chiesto di fare. Ma se tu vuoi fare qualcosa per conto tuo, che non è volere di Dio, ti dice, lo paghi tu, no? Hai ordinato tu quello che vuoi, perché devo pagare
quando vai al ristorante non paghi il conto di tutti i tavoli che sono lì, no, paghi quello che hai ordinato tu, ti paghi quello che hai ordinato. Così anche con il Paracletos. All'inizio della Chiesa vediamo che è lo Spirito Santo, infatti, che fa nascere la Chiesa. Quando appunto il giorno della Pentecoste scende lo Spirito Santo con potenza e quel giorno nasce la Chiesa. E vediamo che lo Spirito Santo cosa fa? La prima cosa che fa, dà alla prima Chiesa, quei 120 che sono radunati in quella sala, li riempie, famoso di fiamma di fuoco, sente questo vento impetuoso e gli dà di parlare in altre lingue, di glorificare Dio in altre lingue. Questo è un segno per i non credenti. Le altre lingue sono un segno per i non credenti, cominciano a profetizzare in 12 lingue diverse, no? Che tutti quelli appunto che erano lì, che rappresentavano il mondo, perché c'è una rappresentazione bellissima già della Pentecoste, perché questi 120 probabilmente ogni 10 parlavano una lingua diversa, perché in Atti sono elencate le lingue e sono 12 lingue che loro parlano. Quindi c'erano 10 parlavano una lingua, 10 un'altra, 10 un'altra, 10 un'altra. E se voi guardate queste nazionalità che sono elencate lì, che loro parlavano, 3 sono nazioni dall'est, 3 nazioni dall'ovest, 3 dal nord e 3 dal sud. Quindi praticamente quelle 12 lingue rappresentano tutte le lingue del mondo. Quindi lo Spirito Santo quel giorno ha detto: io parlo tutte le lingue del mondo, non parlo più solo ebraico, parlo tutte le lingue del mondo, perché attraverso la mia Chiesa arriverò a tutto il mondo, a far conoscere la gloria di Dio, il Vangelo di Dio a tutto il mondo. Questo è andato il giorno della Pentecoste ed è continuato, perché questo sta continuando. Il Vangelo di Dio è predicato in tutte le lingue del mondo. In tutto il mondo. Gesù ha detto che non arriverà la fine fino a quando questo Vangelo non sarà predicato in tutte le etnie, dice, cioè a tutti i gruppi, non in tutte le lingue. E la Bibbia oggi è il libro più tradotto nel mondo, cioè tradotto in più lingue di qualunque altro libro sia mai stato tradotto. Quindi vediamo il compiersi di quello che accade in quel giorno e diede la capacità alla Chiesa di predicare la gente. Pietro si alza e comincia a predicare il primo sermone. 3.000 persone si convertono. Quando Dio ha dato la legge, quel giorno sono morte 3.000 persone nel deserto. Quando Gesù, quando Mosè è sceso con le tavole della legge, il popolo di Dio si è andato alla fornicazione, all'idolatria. Quel giorno 3.000 persone muoiono, no? Perché la legge porta la morte. Il giorno della Pentecoste scende lo Spirito, 3.000 persone sono salvate, no? Perché lo Spirito Santo porta la vita. Con questa differenza, la legge porta la morte, lo Spirito Santo porta la vita. No? E vediamo quel giorno del Pentecoste, appunto, è molto simbolico e ci mostra veramente come Dio ha fatto qualcosa di veramente nuovo e straordinario. Il giorno della Pentecoste, il giorno in cui venivano presentati nel Tempio, il giorno della Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, quando veniva portato al Tempio il primo raccolto, ma veniva agitato davanti a Dio. E lì vediamo che c'è il primo raccolto. Ma per concludere, vediamo i due simboli appunto che scesero nel giorno che accade il giorno della Pentecoste. Uno è il fuoco, abbiamo visto prima come il fuoco purifica, quindi quelle lingue di fuoco che scesero sul discepoli, dice un fuoco che scese e si divise su tutti i discepoli. No? Era la purificazione della Chiesa. Gesù aveva compiuto in cielo la nostra espiazione, come ha insegnato la domenica, e ora lo Spirito Santo riempiva di fuoco, purificando le labbra della Chiesa, come è stato ad esempio per Isaia, no? Che quando la visione, l'angelo prende un tizzone dal fuoco del Tempio, no? E tocca le labbra di Isaia per purificare, dice adesso puoi
profetizzare, per parlare a questo popolo. Quindi il fuoco ci dà purificazione e ci dà potenza di predicare. E il vento impetuoso è importantissimo, perché se andiamo a vedere nell'antica testamento, vi ricordate, no? Pentecoste sentì un vento impetuoso, un vento forte. Andiamo a vedere nell'Antico Testamento e un forte vento quando arrivò la prima volta, Noè. L'arca di Noè, alluvione, tutto il mondo viene sommerso, la vecchia creazione è distrutta, si salva solo una famiglia, e dopo arrivò un vento, Dio mandò, è scritto, un vento che prosciugò le acque. E da quelle acque prosciugate ci fu una nuova creazione, giusto, dove Noè e la sua famiglia appunto erano vivere una nuova creazione. Un altro forte vento quando arrivò, quando il popolo di Israele doveva uscire dall'Egitto. Con un forte vento Dio aprì il Mar Rosso e il popolo passò ed entrò nella libertà. Quindi il vento della Pentecoste ci mostra la nuova creazione, perché la Chiesa è una nuova creazione, noi siamo nuove creature, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono nuove, noi siamo nuove creature con quel vento della Pentecoste, e Dio ci fa passare dalla schiavitù di Satana alla libertà, dalla luce alle tenebre. Quindi lo stesso vento che soffiò al tempo di Noè, lo stesso vento che soffiò